Buongiorno amici del Leone, buon inizio settimana, mancava soltanto il vostro oroscopo. Allora andiamo a vedere cosa accadrà questa settimana per voi del segno del Leone. Chiedo per favore al creatore, agli angeli e arcangeli, come sarà la settimana dal 21 al 27 marzo 2022 per il segno del Leone. Quindi 21-22 marzo 2022, andiamo a sciogliere 5 carte per voi. Nel frattempo vi ricordo di iscrivervi al canale, spuntare la campanellina, se avete bisogno di informazioni, proprio nella voce informazioni del canale trovate i miei contatti, potete scrivermi un'email o un messaggio WhatsApp, vi inviterò sempre a mettere un mi piace. E andiamo a vedere quindi la settimana per voi, dal 21 al 27 marzo 2022, come sarà questa settimana. Vedete? Sì, vedete tutto. Ok. Allora, avete delle scelte da fare? Avete dei dubbi su qualcosa, su una certa situazione? Ok, potrebbe essere una situazione riguardante comunque i sentimenti, perché abbiamo il due di coppe rovesciato che ci parla di problemi di coppia, litigi, una relazione che non va, un qualcosa che non vi convince, anche quelle relazioni che sono appena iniziate, insomma, sono delle relazioni che non vi piacciono, insomma, possono non andare a buon fine, non piacciono a voi oppure all'altro lato, a voi perché probabilmente c'è qualcosa che non vi convince. Diciamo che, oddio, di certo non c'è mai nulla, però così come leggo le carte, i vostri dubbi e la decisione da prendere è su un qualcosa che non vi porta frutti, non vi porta giovamento, non avete voglia di continuare, oppure se riguarda la famiglia. Potrebbe essere che avete scoperto che un membro della famiglia vi sta mentendo e quindi dovete prendere insomma una decisione. Vi sta mentendo perché loro vogliono ottenere quello che vogliono e quindi voi dovete prendere una decisione in merito. Idem la stessa cosa per quanto riguarda anche l'amicizia. Quindi siete molto, molto dubbiosi, dubbiosi di fronte comunque a una scelta che dovete fare a livello relazionale. Ci troviamo di fronte al nostro. Scusatemi, ma sono un po' full stamattina. Allora, dicevo, ci troviamo di fronte al nostro 9 di bastoni. Il 9 di bastoni parla di una separazione, di un allontanamento, di un tagliare comunque qualcosa. C'è proprio qualcosa che non vi piace assolutamente, non può andare avanti in questo modo. Ci troviamo, ecco, di fronte a una menzogna, comunque a una donna, o un uomo comunque sia che vi ha creato, vi ha detto delle bugie, della falsità. Ma potrebbe essere comunque legato al denaro, qualcosa comunque collegato al denaro. Al denaro, perché? Semplicemente perché la donna rovesciata, in questo caso l'otto rovesciato, è un qualcuno che pettegola, che dice maldicenze, oddio, gli si ritorceranno contro. Però, insomma, crea, dico bene, crea comunque delle
dei pettegolezzi. Questo va a creare questa persona, ok? Che sia uomo o donna. Magari li può creare o nell'ambito familiare o nell'ambito relazionale o anche nell'ambito lavorativo, quindi potete metterlo comunque in qualsiasi ambito. E proprio voi avete, ripeto, bisogno di dover prendere una scelta perché c'è qualcosa che comunque non vi piace. Ci troviamo di fronte a un re di denari rovesciato, che anche questa carta parla di un menzognero, qualcuno che raggira. Cioè, è trovarvi di fronte a una situazione di menzogne, di raggiri, dove, ok, avete bisogno proprio di dover decidere. E può essere, ecco, proprio nell'ambito comunque sia familiare, perché comunque ci sono due figure. Abbiamo il 3 di spade a fondo mazzo, il 3 di spade comunque rovesciato, che parla anche qui di litigi, di menzogne, di separazioni, quindi c'è un qualcosa che sta arrivando, ok, a capolinea. E proprio voi dovete decidere, è una decisione, una scelta comunque che dovete fare e avete mille dubbi. Poi, ripeto, andate a mettere insomma questa stesa in quello che è la vostra situazione. Allora, queste prime due carte sono molto chiare, non abbiamo coppie assolutamente. Andiamo a vedere che cosa ci dice, quindi andiamo a chiedere più informazioni sul 9 di bastoni rovesciato. Allora, chiedo una carta per avere più informazioni sul 9 di bastoni rovesciato per il segno del leone. Un 4 di coppe rovesciato, quindi se qui ci parla di allontanamento, separazione, quindi qualcuno che comunque va a dividersi, la motivazione è perché ci sono dei problemi, c'è una mancanza di chiarezza, cioè tutte, capito, le carte mi danno comunque sia sempre questa menzogna, questa mancanza di chiarezza, queste bugie, quindi c'è un qualcosa che non vi fa stare più bene. E quindi avete bisogno proprio di una, assolutamente di dover prendere comunque una decisione, assolutamente proprio. A fondo mazzo abbiamo il re di bastoni, che sarebbe la persona, il capofamiglia. Quindi in questo caso voi potreste essere, diciamo, la persona che ha più potere per parlare e per decidere. E queste due sono due figure, inutile neanche che le andiamo a vedere, sono comunque due figure dove vi stanno raggirando e vi stanno raccontando magari una stronzata, una bugia, insomma. Fatemi sapere se vi trovate in questa stesa, quindi di questa settimana. Fatemi sapere se anche in quale settore comunque sia, insomma, state attraversando o attraverserete, insomma, tutto questo. Io comunque vi ringrazio e da questa mattina partiranno, non l'ho detto ieri agli altri segni, ma insomma lo vedrete, questa mattina partiranno le energie del giorno, quindi ci sentiamo tra un po' con le energie del giorno. Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.